Investire in tecnologie agroalimentari per il benessere collettivo e il ruolo dell'innovazione tecnologica applicata all'industria alimentare. Questi i temi al centro del convegno Ricerca e tecnologie per il futuro dell'industria agroalimentare che si è tenuto in Senato ed è promosso dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari e da Federalimentare. Siamo ancora lontani dal raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e quindi è importante riorganizzare il sistema produttivo, quindi contrasto agli sprechi alimentari, ottimizzazione dei processi produttivi, gestione delle risorse, quindi fondamentalmente lo studio degli imballaggi, l'aumento della shelf life, l'educazione consapevole al consumatore, perché sappiamo per esempio che molto dello spreco avviene lungo l'ultimo anello della catena, quindi presso il consumatore, per cui i professionisti possono veramente dare un contributo fondamentale nell'ambito della sostenibilità ambientale. E se posso aggiungere anche, essendo noi iscritti ad un ordine, quello di cui ha bisogno oggi il sistema alimentare è lavorare verso il rispetto dei principi etici, considerando che il consumatore è orientato nelle sue scelte da questi principi. E quindi l'osservanza di un codice deontologico rigoroso consente di garantire un rispetto di principi etici. Secondo i dati riportati dal Censis, per gli italiani sono importanti i valori etici e sociali che li orientano nella scelta dei prodotti. Infatti, quasi il 67% è pronto a rinunciare a prodotti che potrebbero essere dannosi per la salute. Oggi come oggi penso che l'agroalimentare italiano sia all'avanguardia e debba dettare la linea a livello mondiale. Noi siamo sempre stati considerati primi, siamo sempre considerati, stati considerati migliori e siamo sempre stati considerati quelli che attraverso la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica e soprattutto anche i controlli che nell'agroalimentare italiano vengono fatti, siamo sempre stati considerati top. E quando si è primi bisogna dettare la linea, bisogna indicare la strada a tutto il resto del mondo, senza voler essere troppo autoreferenziali, però con l'idea che quando i migliori si muovono, gli altri devono seguirci. E quindi la filiera, a partire dal mondo agricolo fino ad arrivare alla trasformazione, ma anche alla distribuzione, io penso che debba in questo momento essere consapevole che tutti insieme, e lo ribadisco, tutti insieme si deve andare nella giusta direzione. Io credo fortemente che l'agricoltura riuscirà ad essere più competitiva, a dare più redditività agli agricoltori nella misura in cui ci sarà più trasferimento di competenze, più trasferimento tecnologico e quindi ogni competenza, ogni sapienza che può essere innovativa o tradizionale, che in qualche modo favorisce il miglioramento produttivo di un'azienda agricola è da ritenersi molto importante. E a questo proposito una legge che è stata approvata definitivamente, proposta da me e da altri colleghi della Lega, vede proprio nella ricerca e nella competenza, nella professionalità, nella formazione un elemento fondamentale della nuova competitività delle aziende agricole.